Allora, devo dire che provo un certo disagio perché mi sento immersa completamente in un ambiente che io frequento soltanto come paziente. Quindi qualche volta, per mia grande fortuna e perché sono stata finora in buona salute, adesso che sono arrivata all'età dei pezzi di ricambio un po' più frequentemente. Allora, è un argomento ovviamente importantissimo sul quale io ho raccolto un sacco di spunti che mi hanno in qualche modo fuorviato rispetto all'argomento per come intendevo trattarlo. Cerco di recuperare almeno in parte. Allora, ho ascoltato adesso con grande interesse quello che ha detto Nicoletta Dentico, cioè ha parlato dell'autonomia differenziata e ha fatto della salute il viatico attraverso il quale si affermerà il neoliberismo. Allora, questa è una visione che sicuramente può essere condivisa, ma rispetto all'autonomia differenziata, secondo me, non è la visione centrale. L'autonomia differenziata non nasce dal neoliberismo, è anche figlia del neoliberismo, ma secondo me nasce da un istinto fortemente egoistico che porta chi ha più soldi a tentare ogni modo per conservare i suoi soldi e a distaccarsi da chi è più debole, perché non vuole niente, avere niente a che vedere con questo più debole. L'autonomia differenziata colpisce normalmente perché si parla di salute. Faccio notare che sul piano della salute l'autonomia differenziata già c'è. Quel famoso turismo di cui ti sei scusata tu è un fatto antico. Io ho fatto il giudice e avevo le cause di chi chiedeva il rimborso per aver affrontato le spese sanitarie per essersi dovuta trasferire da una regione ad un'altra, sottomettendosi poi alla valutazione della parte pubblica se sul fatto se erano o meno rimborsabili. Mi sono occupata degli accreditamenti, che è un mondo nebuloso, difficilissimo da capire per qualunque giudice, perché le carte sono così pasticciate che sono di difficilissima lettura ed hanno tra l'altro un sostegno che va contro da parte dell'avvocatura della regione, la quale non per cattiveria, ma presumo per ignoranza, non sa nemmeno aiutare il giudice nella comprensione. Tante volte io mi ricordo che, finita la causa, quando l'avvocato della regione stava per uscire, dicevo sempre: e per fortuna che noi nella regione Lazio vi paghiamo di più perché abbiamo una giunta. Uno paga di più per avere un quid pluris, non riusciamo a avere nemmeno la sufficienza. Dunque, questa è la mia esperienza con riferimento al mondo della sanità. Per quanto riguarda l'autonomia differenziata, dunque rimarco, il mondo della sanità già la conosce l'autonomia differenziata. Questa autonomia differenziata non farà altro che assestare il colpo finale, ma di fatto il colpo già è nato. Invece, secondo me, l'autonomia differenziata va valutata non tanto, in ragione di quello spirito egoistico al quale ho fatto cenno poc'anzi, e come tentativo di creare un assetto che prescinde totalmente dall'altra parte dell'Italia. C'è chi addirittura ipotizza che dietro ci sia un disegno per creare delle regioni del centro dell'Europa, quindi creare un aggancio delle tre regioni che hanno chiesto l'autonomia differenziata pleno iure e per la totalità delle competenze alla Baviera e così cantando. Io non lo so se questo è vero perché saremmo in un campo, non so, fantascientifico forse, però di fatto invito solo a fare una riflessione. Parliamo dell'autonomia differenziata come di un fatto che implica, diciamo, delle conseguenze letali per la sanità e per l'istruzione. La richiesta, mai nessuno che si soffermi su un dato che secondo me invece è fortemente rivelatore: la richiesta delle norme generali sull'istruzione. Che senso ha? Le regioni già hanno tanto potere in materia di istruzione, dunque perché vogliono le norme generali? Qual è il confine della norma generale? Quella di riuscire a creare
degli italiani diversi a seconda del comparto regionale all'interno del quale quelle norme spiegheranno i loro effetti. Però vi rendete conto da soli che questo è molto più grave, perché questo significa cambiare la connotazione del nostro assetto istituzionale. E io veramente faccio l'appello, siamo tutti cittadini, senza che noi ne venissimo non solo informati, ma coinvolti sulla base di un rapporto che può sconfinare e arrivare a tutto, ma sulla base di un principio di lealtà, di trasparenza, di correttezza. Invece quello in atto, quello dell'autonomia differenziale in atto, non è un rapporto di trasparenza, ma un rapporto truccato. Basta pensare alle parole alle quali si fa ordinariamente ricorso. Quando io ho letto il titolo dell'argomento che mi era stato assegnato, mi sono soffermata sul titolo stesso per cercare di capire di più. La prima lettura, quella fatta in modo sbrigativo, mi aveva anche colpito, devo dire, quasi positivamente. Poi mi sono un attimo soffermata. Regionalismo competitivo e accesso differenziato al diritto alla salute. Regionalismo competitivo. Mi ha colpito l'associazione tra la parola, in sostanza, regione e la parola competizione, competitività. Allora, la competitività associata ad un'articolazione pubblica in un ambito che non è soltanto imprenditoriale, che significato assume? Un significato truffatore, perché serve a colpire l'immaginario, ad attirare consenso, senza sprecare una parola su quello che c'è dietro. La competizione attiene al mondo dell'impresa, al mondo dell'economia. Allora, sull'accesso differenziato alla salute intanto può avere ragion d'essere in quanto si fa riferimento a chi produce i farmaci e a chi produce il materiale sanitario, perché in quel caso regna la regola dell'impresa. Ma con riferimento al paziente, a quello che si va a curare, non ha alcuna ragion d'essere la competizione. Quello che può avere senso è la solidarietà, che è un principio completamente diverso. Per mia curiosità personale sono andata a scorrere tutta la Costituzione, me la sono letta parola, per vedere quante volte avrei trovato la parola competitività. Mai. Non c'è mai. Nemmeno nell'articolo 41, dove si tratta dell'iniziativa economica privata, si parla di competizione. Al contrario, si introducono delle formule che servono a temperare un accesso, un eccesso di competizione che potrebbe andare a nocumento dei vantaggi della collettività. Mentre invece la parola solidarietà, che qui viene totalmente, diciamo così, rimossa, esatto, totalmente rimossa, è rimossa. Praticamente la parola solidarietà trova il suo stazionamento in uno dei principi fondamentali all'articolo 2, dove si dice la solidarietà deve essere, adesso non voglio ripetere, comunque deve salvaguardare la dignità sociale, la dignità politica, la dignità umana di tutti i componenti della nostra collettività. Solidarietà che viene applicata anche con riferimento all'entità paese, ma competitività non ha alcun senso con riferimento alla regione. La regione è un'articolazione di un paese, Anche nelle parti del mondo che sono organizzate in federazione, la regione a sé stante non conta se non nella misura in cui serve alla collettività nel suo insieme e in quel modo si integra con le indicazioni che vengono dallo Stato centrale, se così vogliamo dire. Dunque, dell'autonomia, adesso vado un po' per salti perché la scaletta che mi ero fatta di fatto è saltata, dell'autonomia si dice che non è nient'altro che l'applicazione del dettato costituzionale. Però si omette di dire che il dettato costituzionale si compone di due parti. La prima parte,
che è quella stabilita dal legislatore costituente del 48, è figlia di un non compromesso, ma di un lavoro condiviso da tutte le forze politiche che sono uscite fuori dalla, da una guerra internazionale e da una guerra civile interna e dopo 20 anni di dittatura. E quindi era un punto di mediazione, un punto di incontro condiviso. La seconda, vale a dire la modifica del titolo quinto che è stata introdotta nel 2001, è invece figlia della volontà, quasi, come dire, non voglio usare una parola a sproposito, mi viene la parola violenta, ma comunque, certo, molto forte, di un'unica forza politica, che è quella della Lega, la quale, puntando sulla diciamo sull'esigenza di salvaguardare un interesse, tra l'altro a corto raggio, dei propri cittadini, titilla la parte egoistica per poter arrivare ad una soluzione che tenga fuori tutti coloro che possano in qualche modo disturbare. E lo fa utilizzando sempre, come nel caso dell'autonomia, del regionalismo competitivo, delle formule che sono bugiarde, perché l'autonomia differenziata, ad esempio, parla anche della in cosa si accredita, nel fatto che dà la responsabilità. Una volta che ci sarà la responsabilità nei singoli territori, ci sarà una situazione di maggiore efficienza per tutti. Bugia. Bugia, perché la responsabilità non può che essere associata alla parità nella distribuzione delle risorse. È solo dopo che puoi verificare se quella responsabilità è stata bene o male esercitata. Io ricordo nel 1990 gli inizi della Lega, una Lega molto aggressiva, che praticamente in sede di discussione degli atti del Ministero delle Finanze sulla distribuzione di soldi, i leghisti non volevano mollare mezza lira, all'epoca erano le lire, in favore della metanizzazione del sud, mentre la metanizzazione del nord era già stata completata. Aggiungo, per andare a Lecce, dove io sono stata impiegata all'inizio della mia carriera, la prima volta ho fatto un biglietto Roma-Lecce rapido. Arrivata a Bari sono scesa, ho chiesto al capotreno dove era il rapido, quello mi ha guardato come si guarda un marziano e dice: ma non c'è il rapido, perché da Bari a Lecce il binario 1 e quindi tu devi fare come un accelerato tutte le... Ora, se la responsabilità parte da questo dato, è semplicemente una bugia, perché la responsabilità ha senso se le parti in causa sono tutte chiamate a dare delle risposte partendo da un presupposto che sia identico per tutti. Dunque, allora, sul piano fattuale, perché ho fatto questa, ho messo l'accento sulla modifica del titolo quinto rispetto alla Costituzione del 48, dove è contenuto il diritto alla salute come un diritto fondamentale ed è contenuto il principio di solidarietà, perché penso che il titolo quinto della Costituzione, pur nelle sue manchevolezze, debba essere interpretato alla luce dei principi fondamentali che nessuno finora si è perorato di toccare, che sono contenuti nella Carta Costituzionale del 48, che francamente è una carta sicuramente condivisa dalle tutte le forze politiche che operavano sul campo. Detto questo, che è semplicemente una premessa, perché poi quello che è scritto, vediamo adesso però di capire come può tenere un'autonomia differenziata per come sta uscendo fuori, per come sta venendo disegnata dalla, per ora dal Senato, più là dalla Camera dei Deputati. Allora, concludo con quello che doveva essere, cioè faccio una premessa con quello che doveva essere la conclusione, che nessuno si adombri se una volta adottata nei termini in cui sta per essere approvata cadrà sotto le mannaie del giudice. È stato fatto il decreto Cutro,
tutti gli interventi dei giudici, perché all'inizio era una sola, poi sono stati molteplici, sono stati passati al setaccio e tutti interpretati come un attacco contro il governo in carica. No, è semplicemente una risposta ad un modo di legiferare che, devo dire, vorrei usare l'espressione ignorante, ma non voglio offendere nessuno, che è del tutto inadeguata rispetto al quadro normativo che c'è. Esattamente, inappropriata. Beh, è più elegante, inappropriata. Dico, se il testo dell'autonomia differenziata, che noi stiamo seguendo con grande attenzione, approderà, l'Aula già ci è arrivato, ma verrà licenziato dall'Aula nei termini in cui è stato approvato dalla prima commissione e passerà poi alla Camera dei Deputati nella stessa, negli stessi contenuti, è molto facile che questo testo non riuscirà a leggere. Perché dico questo? Mi dispiace, voi siete tutti medici, però devo ricordare che qui parliamo del diritto, perché poi è il diritto quello che cadenza tutto, regola anche le regole, le norme che riguardano la salute. Allora, dunque, perché il disegno di legge che attualmente è all'esame del Senato ha nella sua procedura previsto che i LEP, che sono i livelli essenziali al di sotto dei quali ciascun cittadino di questo paese ancora unitario non dovrebbe scendere, vengano definiti da una commissione individuata con DPCM, che sarebbe un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, laddove l'articolo 117, terzo comma, prevede espressamente che questi LEP devono essere affidati ad una legge dello Stato. La legge dello Stato in questo caso è stata individuata in una serie di commi introdotti nella legge di bilancio attualmente in vigore, quella approvata alla fine del 2022, oggi in vigore, che disciplinano le procedure e affidano non ad una legge ma al governo la possibilità di definire questi livelli essenziali. Livelli essenziali che sono stati poi a sua volta affidati a un decreto, ad una commissione presieduta da Cassese, la quale commissione ha concluso i suoi lavori estrapolando una parte delle materie richieste in sede di autonomia differenziata e provvedendo per la parte restante, facendo un po' quella che è l'operazione che io ho definito di Oppenheimer, vale a dire dicendo: in buona sostanza, i LEP non si possono fare perché i soldi non ci stanno, ma siccome noi non siamo investiti del compito di procurare i soldi, noi diciamo quali sono i LEP, poi ci sarà chi troverà i soldi per diciamo così, renderli realmente operativi. Dunque, questa è una operazione molto discutibile, ed è quella che più di tutte si può prestare ad un attacco sul piano della costituzionalità. Poi c'è il testo che prosegue, che prevede un procedimento, il disegno di legge Calderoli. Capisco che l'uditorio non ha una grande attenzione, a due minuti, è benissimo. Allora, concludo subito, senza che vi tedio troppo sui profili giuridici dei quali mi pare siete non tanto interessati. Dico che parlare di autonomia differenziata, questo lo rilevo anche in riferimento al convegno di oggi, tenendo conto di una materia, significa decentrare l'argomento. Mi dispiace, la sanità è importantissima, ma l'autonomia differenziata è un'altra storia. Quella che Quartini ha detto da parlamentare, cioè una storia di secessione, perché attribuire a tre regioni 23 materie nella loro interezza, attribuire ancora altre materie che sono previste nella parte non concorrente, esclusiva,
quali appunto le norme generali sull'istruzione, significa in qualche modo disarticolare lo Stato per come noi l'abbiamo conosciuto e per come è nato dalla nostra Costituzione. Significa dar vita alla secessione, perché oggi sono tre, ma è evidente che per la stessa loro sopravvivenza, anche le altre 17, come si dice che stiano facendo, si daranno da fare. E aggiungo che questo che io dico adesso era stato ampiamente previsto già all'epoca dell'approvazione della modifica del titolo V nel 2001 da un illustre giurista che è Leopoldo Elia, il quale disse: attenzione, la mancata indicazione della ragione per la quale le regioni possono chiedere l'attribuzione di altre materie apre la possibilità ad una revisione della Costituzione al di fuori dei criteri fissati nell'articolo 138 della Costituzione stessa. Ed è esattamente quello che sta avvenendo oggi. Cioè nessuna delle regioni che ha chiesto l'autonomia differenziata si è preoccupata a di dire perché lo ha fatto. Le competenze già ce l'ha, ma in modo concorrente, perché le vuole definitive. B, nessuna delle regioni, e queste tre hanno alle spalle 21 anni di esperienza maturata, si è preoccupata di dire, o qualcuno si è preoccupato di chiedere, sull'esito dell'autonomia differenziata già applicata nei loro riguardi e nei riguardi delle altre regioni in questi 21 anni. Sarebbe stato interessante, ad esempio, capire perché la Regione Lombardia, che non mi pare abbia dato un'ottima prova di sé in tema proprio sanitario, ma anche la Regione Emilia-Romagna per quello che riguarda la tutela dell'ambiente, perché tutto quello che è successo, voglio dire, in qualche modo è rivelatore della mancanza di un intervento su una materia di cui è stata chiesta all'inizio un'attribuzione e oggi questa attribuzione vuole essere portata fino alle sue estreme conseguenze. Finito. Grazie, grazie Linda Sandu.